ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Davide di Link Motors Pavia, quest'oggi siamo da Alessandro, il titolare di AM Classic, che ci ha chiamato per vedere una bella chicca. Alessandro, abbiamo visto la tua macchina, dici innanzitutto chi sei e che cosa fai? Allora, come diceva appunto Davide, sono proprietario di questa attività, la AM Classic Sport Garage, e mi occupo quasi esclusivamente di autovetture stradali da competizione inglesi, per cui racchiude tutto tutti i loghi, tutti i marchi inglesi delle vetture, sia stradali appunto che competizione. La vettura in questione è la mia macchina personale, tutta restaurata e rifatta completamente per uso sia competitivo che per uso stradale. Come mai hai scelto di prendere questa vettura? Cos'è che ti ha fatto innamorare? Mi ha fatto innamorare il fatto che gli inglesi hanno sempre spinto e hanno sempre optato per cilindrate piccole, ricavando tanti cavalli e tante prestazioni, per cui mi ha sempre ingolosito questo tipo di vettura e ho deciso appunto di acquistarla, ricostruirla da zero e presentarla così a voi in questa livrea, che è comunque una livrea corsaiola e comunque anche per utilizzo, come dicevo prima, stradale, perché è targata, è revisionata e quanto c'è. Però ecco, può essere utilizzata in tutti i tipi di manifestazioni, per cui pista, salita, e può adottare, adesso non è montato, ma si può installare il suo roll bar, e a tutti gli effetti una macchina normativa FIA con il suo passaporto tecnico, ecco, per poter correre col suo HTP nazionale. Questa vettura è una Ex Works Rally, per cui nasce in fabbrica, la fabbrica appunto inglese, per un uso destinato alle competizioni, e ha un buon palmarès storico di competizioni, sia in pista che rally e quanto ce n'è, documentato appunto su libri e da cartaceo, ecco, da documenti di gare eseguite, dal Mugello a Donington, insomma, ha una buona nota storica. Attualmente ha partecipato a poche gare, dovuto un po' a tutto, al Covid e quanto ce n'è, e come ripeto e come dicevo prima, è stata ricondizionata completamente, con tutti gli accessori, tutto quello che può permettere la sua fish, tutti accessori non inventati ma appunto acquistati in Inghilterra da Peter May, che è il massimo per le modifiche e gli accessori per le competizioni su questo tipo di vettura. Quindi mi pare di capire che avete fatto un restauro integrale. Un restauro radicale. Si è partiti insomma, la macchina ha corso per tanti anni e aveva bisogno di un punto di partenza fisso, nel senso di dover sostituire gran parte degli ammirati, se non tutti. La macchina adesso è completamente, tranne la struttura portante, è in vetro resina, perché essendo in categoria GTP questo lo permette, ma è stato sostituito tutto, è rifatto motore, cambio, completamente ricondizionata e pronta per essere usata. E mi dicevi che questa era uscita in realtà già di serie come macchina per un particolare scopo. Sì, la casa madre aveva prodotto questo quantitativo minimo di vetture per poter correre, e lei era destinata all'epoca per un uso realistico. Poi dopo, negli anni, fino agli ultimi anni, è stata utilizzata per gare in circuito e poi alla fine gare in salita, cronoscalate. Secondo te qual è il tipo di clientela che può approcciarsi a una macchina del genere? Nelle condizioni in cui si trova adesso può interessare sia chi ne fa un uso strettamente corsaiolo, che può essere pista o salita, ma permette l'utilizzo anche di gare di regolarità sport, regolarità classica. Cioè, non è un problema con questa vettura e con la tipologia di preparazione che ha, che non è estrema al 200%, è una tipologia di motorizzazione che permette di fare anche appunto uso stradale, per cui sia in regola nei trasferimenti, strade aperte e quanto ce n'è, ecco. Però non ha problemi ad affrontare un circuito o una salita dando buoni risultati. Questa è una vettura dal 1959, la vediamo, come dicevo, in questa livrea senza roll bar, perché non è d'obbligo roll bar, ma in circa 10 minuti si può montare il suo roll bar omologato e quanto ce n'è, per cui a tutti gli effetti è pronta per correre, cinture, roll bar, estinzione, tutto quello che comporta le regole FIA XAI per poter correre.
Siamo tornati nel bellissimo giro, avete sentito come va e come canta questo motore. Se vi è piaciuto il video mettete un like, commentate, iscrivetevi al nostro canale per vedere delle altre bellezze.